piacciono gli orologi? Gli orologi sono la tua passione? In compagnia della Watch & Clock di Marco Spedo passeremo. E allora non perdere l'appuntamento con Watch & Clock. E allora lunedì, mercoledì, venerdì a partire dalle ore 22, 3 ore in nostra compagnia. Seguiteci. Watch & Clock, la grande orologeria. Watch & Clock, presente da oltre 20 anni nel mondo dell'orologeria, ha il piacere di invitarvi nella sede di Milano, dove troverete professionisti per condurvi a scoprire i nomi più prestigiosi degli orologi da polso. Inoltre potrete acquistare, vendere, permutare con possibilità di finanziamento. Watch & Clock, dal 1989, sempre presente in Largo Settimio Severo 3, traversa di Corso Vercelli a Milano. Facciamo così, ti mando la mail con le foto e con... Allora, tu poi scegli quello che vuoi, però io ti do questa indicazione. Poi se tu vuoi andare avanti per la tua strada non è un problema. Se ritieni che siano queste le... Ok, ok, va bene, grazie. Ok, grazie. Sì, 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 ciao. Eccoci qua, allora questa è la settimana dove le persone cominciano a chiedermi quali possono essere gli orologi su cui investire, visto che c'è tanta gente. Era bello l'articolo sulla stampa l'altro giorno, in prima pagina, non era, sì, il titolo era gli italiani non credono più nel BTP. Ma non è questo, secondo me, non è fuorviante dire non credono più. Se io metto dei soldi su, nel caso, e poi vado a ritirarli dopo un anno e mi danno gli stessi soldi, non è che io non credo più, non guadagno niente e non lo faccio, cioè non è questione di credere o non credere. Quindi, scusate, ma mi riallaccio al discorso sempre investimento. Ci sono gli orologi che tu compravi, vabbè, a oggi bastano 3 mesi, ma parliamo di cose normali, anni addietro, tu compravi l'orologio, nell'arco di un anno, 2 anni, incrementava di quello che era il margine del sottoscritto, del commerciante, poi nell'arco del tempo, che potevano essere 5 anni, in 5 anni tu vedevi che l'oggetto in questione, sto parlando di non solo del Daytona, ragazzi, non c'è solo il Daytona, ci sono altri orologi, magari quelli appassionati lo sanno, chi non è appassionato, ma cos'è che c'è di interessante?
ci sono le puntate della Watch and Clock, c'è lo Spedo che vi spiega, dopo vi spiega, che vi dà dei consigli, dopo poi è chiaro che fate. A proposito, fra poco andremo a registrare la puntata, la 549, quindi parlerò di questo in maniera più approfondita. Ricordo su YouTube, schiacciare e iscriversi, che così più siamo, l'ho già detto tante volte, più siamo meglio è, perché avrete, voi che entrate nel club, avrete le giuste indicazioni prima degli altri. Ok, allora seguiteci che vado a registrare la puntata 549. A dopo. Ed eccoci qua in studio con il bombardone qui, un bel 57-11 d'oro rosa, mi piace, che ormai sono diventati degli oggetti, è pazzesco, perché non riesci a stare dietro, o hai una banca no limits per quello che sono gli investimenti, no, ogni orologio ormai di quelli richiesti, di questo genere, stiamo parlando di orologi 40, 50, 60, 80, ormai le cifre sono queste, ma è importante che chi ascolta, ma gli appassionati lo sanno già, chi invece non lo è, che dice ma questi sono matti, ma come, un orologio che di listino questo costa 47, lo vendono a 65, ma perché, ma cos'è, ma questi sono matti, ma che... ecco, allora ragazzi, il mondo degli orologi non è una roba che, non so, ti svegli e metti un prezzo perché dici che oggi questo, è tutto graduale, tutto ben motivato, spiegabile, sostenuto da mondo, cioè da quello che è il mercato mondo. Il fatto di aver appiattito un po' tutto, livellato, non appiattito, perché poi alla fine... Quindi livellato, i mercati sono ormai, i prezzi sono gli stessi, se sale un prezzo a New York 24 ore sale anche a Milano, quindi non, è tutto così. E quindi una volta il mondo degli orologi l'ho vissuto da quando è ripartito, 86, 87, 88, questo tipo di mondo qua, i riferimenti erano in Italia, cioè... Vendevo un orologio così, e chi è il mio concorrente? C'è uno a Roma che lo vende così, quell'altro a Verona che lo vende così, siamo in quadra, uno a Torino che ce l'ha, ok? Oggi non è più così, oggi hai questo orologio, metti Crono 24 e vai a vedere, ti vengono messi, ecco, forse, suggerimento per chi guarda, è meglio coi filtri mettere Europa, perché tutto sommato Europa... ha una logica. Se mi metti Papuasia o Alaska o quello che è, poi ti voglio vedere fare il bonifico, mandi i soldi là, questi ti devono mandare un oggetto scrivendo il valore, ti arriva in Italia, ti fanno ovviamente pagare l'IVA, e quindi attenzione, signori, voi che siete quelli sgamati, quelli che sono furbi, no? A proposito di furbi, sono contento del mio amico, vabbè, ho già parlato nella scorsa trasmissione, mio amico Flaviano, ma è stato bello perché settimana scorsa andiamo a ondate, settimana scorsa c'è stato l'area del Bresciano Bergamasco, sono venuti un sacco di clienti, un sacco, 5-6, però sono venuti, cioè mica facile, no? La gente prende bam bam e viene qua da Brescia o da dintorni, insomma, grazie. La riteniamo una cosa di stima e tutto, infatti vi ringrazio. Poi capitano una folata così, magari settimana prossima dalla Liguria ne arrivano 5-6, poi arrivano dal Piemonte, poi insomma, a noi basta che, basta che arrivino, va bene tutto, potete arrivare da dove volete, basta che venite. Bene, dai, partiamo subito, dai, che così, intanto i saluti. Allora, vabbè, la puntata 549 l'ho già detto, Alberto di Santa Margherita, un saluto, un abbraccio, Cristiano di Ospitaletto, quel signore lì, questo signore Cristiano, un signore peraltro molto,
molto simpatico, molto accorto. Le ho mandato tutto quello che serviva per a modo di valutare, e poi ci sentiremo. Alessandro, Livio, Michael e Angelo, i miei quattro fedeli, fedelissimi, almeno loro lo sono per me, non so se sono io per loro. Poi, ripeto, il discorso di prima, YouTube, iscriviamoci, tutti quanti, anch'io. Finanziamenti, tutti gli orologi che vi facciamo vedere saranno, c'è la possibilità di essere finanziati da un minimo di 12 a un massimo di 60 mesi, cifra massima 20.000 euro. Come ultima, diciamo, ultimo suggerimento, ma non meno importante, gli acquisti. Noi acquistiamo anche orologi da voi, non solo li proponiamo. Se avete cose che volete alienare, se ci contattate via mail info@watchandclock.com, ci mandate le foto, le coordinate, noi diamo un valore e poi proseguirà il tutto se lo vorrete. Ricordo che potete anche chiamarci 02461441 oppure il numero di negozio 480 02 480 11635, quello è solo negli orari di apertura dal martedì al sabato 10:13, 15:30, 19:30. Se avete bisogno di un suggerimento, se avete dei dubbi, se ci chiamate, io in linea di massima. Anche qui funziona a folate, come vi dicevo che arrivano i signori dal Bresciano, oppure arrivano i signori dalla Liguria, arrivano i clienti, arrivano tutti insieme. Ma come? Abbiamo dei momenti, che sono dei tempi che sono veramente, non dico morti, però insomma, poi tutti insieme arrivano e non riusciamo a dare, ma mettetevi d'accordo, mettiamo diamo i bigliettini, una volta come in banca, no? O in posta. Ok, partiamo. 5711, signori, l'orologio è nuovo, 5711R, oro rosa, orologio di gran classe. Ricordo che i due, questo è il Royal Oak Jumbo, sono i due orologi in assoluto leader, dall'alto della mia, come dire, età, non dico esperienza, età, per cui gli orologi li ho passati tutti, però gli unici che poi ti rimangono e che hai piacere di portare, a meno per quello che riguarda me, sono il Nautilus e il Royal Oak. Ora, le versioni oro rosa, quello del Royal Oak o 40 blu è da fantascienza. Questo chocolate siamo ancora a livello superiore, perché il chocolate si sposa benissimo con il rosa dell'oro, ok? Orologio nuovo, l'anno della garanzia è 16, è un orologio mai messo, l'ha comprato questo signore, il quale poi si è accorto che, non mettendolo, ma avendo visto poi una cosa che gli piaceva di più, ed ecco qui mi riallaccio sempre al discorso, ragazzi, se dovete vendere le cose, dovete già sapere, lasciamo perdere che chi vende perché ha di bisogno, ma se uno non ha di bisogno, deve già sapere cosa farne dei quattrini, perché sennò in un momento in cui questa tipologia di orologi è in incremento, li buttate i soldi, se non, oppure no, lo dai dentro per salire di livello. Questo è un po' il suggerimento che vi do. Allora, 5711, 2016, nuovo, a 65.000 euro la richiesta. E subito dopo la versione in acciaio, sempre 5711, questo è il prima serie. Allora, prima serie, qui devo dare delle spiegazioni, magari non sono riuscito a dare l'ultima volta. E allora, il prima serie ha un calibro, dopodiché, dopo 6-7 mesi, cambia, stiamo parlando qui del 2007, fine 2006, inizio 2007, cambia il calibro ed è sostituito questo calibro dal 3.24, che è, come dice la patria, molto più preciso, molto di qui, molto di là, però la scuola di pensiero dice che tutto ciò che veniva fatto prima
è sempre meglio di quello che viene fatto più vicino ai giorni nostri. E vado subito a esplicare, dal mio punto di vista, il perché. Il calibro che c'è su questa versione qua, questo che vedete, è il 315, che è quello, il primo, ed è di uno spessore inferiore a quello che seguirà questo e quello che poi viene fatto a tutt'oggi. Dove sta l'inghippo, no? Ma se tu lo metti ed è meno spesso, lo metti di fianco e guardi, gli spessori cambiano. Quello che è meno spesso, che particolarità avrà in più rispetto a quello recente, ma sicuramente intanto è un movimento più complicato, perché se tu fai stare in uno spazio inferiore, no? Lo stesso movimento e poi lo ingrandisci, ma le difficoltà diminuiscono, è ovvio, no? Ce lo capisce anche. Quindi, signori, questo vale anche per il Royal Oak Jumbo di cui parlavo prima, stesso discorso, ok? Lo spessore del 15202, andate a vedere tutti quelli nuovi. Poi si domandano, come mai non li vendiamo più? Ragazzi, quando cambiano gli spessori della cassa, cambiano anche quelli del bracciale. Non è detto che tu prendi un modello che ha avuto successo in tutte le sue versioni e ingrandendolo o rimpuccendo, ma in questo caso ringrandendolo, tu ottieni lo stesso risultato. Non è così. Ci sono fior fior di riscontri in questo senso. Morale, insomma, ragazzi, questo è un orologio che lo Spedo vi consiglia vivamente, ok? Ve lo consiglio dal punto di vista estetico, perché se siete over 50, questo, allora, dal mio, lo dicevo un cliente, no? Royal Oak under, se facciamo che i 50 di una volta sono i 60 di oggi, allora Royal Oak under 60, Nautilus over 60, ok? Poi ci sono quelli che sono di transazione, come si suol dire, di passaggio, che va benissimo, ma insomma, questo è un po', perché quando tu poi porti questo orologio al polso, ti abitui, lo vedi e non lo cambi più con niente, con nulla. Conosco tantissime persone che in tempi non sospetti l'hanno messo al polso ed è questo il feedback che ho. Allora, 55 e 5 per quello che riguarda questo, che lo possiamo definire Mark I, come i forumisti che sono, ne sanno tutte, quindi andate a vedere di tutti gli orologi di un certo livello, quando c'è il Mark I, il Mark II, più passa il tempo e più valore viene dato a queste cose. Se poi le condizioni sono di NOS, come sempre dicono i forumi, NOS, che vuol dire New Old Stock, è comunque nuovo, ma del 2000, capite che siamo al top. Ok, procediamo con l'Aquanaut in oro rosa, 51-67, questo è l'orologio essenziale per antonomasia, la pulizia e i minimi, però la classe la si vede anche in questi piccoli dettagli, per esempio il quadrante tartarugato, ok. Nuovo, completo, 34.500 euro. Allora, in virtù di quello che è il discorso che attualmente sta accadendo, e cioè ci si sta concentrando, il mercato si è concentrato soprattutto su tutte le voci dei Nautilus, tutte le varianti, dall'acciaio, acciaio oro, oro, quadrante chiaro, quadrante scuro. Tutto ciò che viene presentato alle aste se ne va a prezzi 20-30% superiori di quello che è la base. Quindi, signori, vi do delle indicazioni per chi magari non ha tempo di andare, ma neanche io, non è che vado a fare tutte le aste, però ho le mie persone, i miei, affiliati che mi vogliono bene e che mi danno il resoconto
il giorno stesso o il giorno dopo, per cui noi da qui abbiamo le indicazioni. Le aste sono un termometro per far capire dove va il mercato. Allora, se per quello che sono state le cose che, sono, che hanno incrementato parecchio nelle ultime aste, e cioè i Daytona, Tastia Vita, i 6263, 6265, tutto quello che è, hanno avuto uno stop per quello che riguarda la crescita, ma per quello che riguarda il prezzo è mantenuto, quindi si tratta di mantenimento, non è, ah beh, non è cresciuto e allora, no, no, mantenere. Molte volte il difficile non è arrivare, ma è mantenere a livello i prezzi e le cose, ok? Quindi quei prezzi per quelle cose hanno confermato i valori, sono questi che continuano a salire e il motivo l'ho spiegato tante volte, ok? Lo dico per l'ennesima volta, se nel mercato non viene iniettato materiale nuovo, il mercato si rivolge a quello che c'è nel mercato stesso, di conseguenza monta, ok? Domanda, richiesta e quant'altro, ok? Domanda, offerta e richiesta, ok? Allora, proseguiamo, la richiesta viene fatta dal fatto che comunque io che lo sto cercando non lo trovo e quindi sono magari ricevuto 10 richieste, in realtà è uno che l'ha chiesto a 10, ok? Proseguiamo, annuale, annuale quadrante antracite o rodio, la versione è il 5146, questo è un 39 di diametro, con deployanti in oro bianco, nuovo l'orologio, 29.500 euro, calendario annuale, vedete che ci sono i due compassi, i giorni della settimana, i mesi, la fase luna, il datario dei giorni del mese a ore 6 e quella finestrella, cioè quella finestrella, quella lancetta in alto che indica il meno è la riserva di carica, per cui tu vai a caricare manualmente, senza sbatacchiare, e porti quella lancetta sul segno più, hai una riserva di, credo che sia più di, dovrebbe essere più di 48 ore, il che vuol dire che tu lo togli dal polso, lo lasci lì fermo e per 48 ore sicuramente va, poi si ferma. Molto bene, proseguiamo sull'annuale. Questo è il 5035, quindi è la versione sempre dell'annuale che avete visto prima, ma quella precedente è un po' come le ore del mondo, quello grande che vi presentiamo ogni tanto, che abbiamo in oro giallo e in oro rosa, 5130. La versione che vi ho fatta prima, 5110. Molto bene, questo è nuovo, non ha la deployant, ha l'Ardion e 19.000 euro è il prezzo di questo calendario annuale. Una cosa mi preme dirvi, visto che, non so, faccio un esempio, funziona l'incremento dei prezzi degli orologi, normalmente funziona così, prima parte l'acciaio sale, non so, prendiamo la cosa più semplice, il Daytona, no? No, oppure parliamo del Nautilus, che ce l'ho qui. Allora, prima è il Nautilus 27-28 mila euro di listino oggi, ma già quando ne costava 22-23 si vendeva a 40 mila. Portato a 27 si vende a 50 mila, 55, dipende poi, no? Il nostro che abbiamo è molto particolare, però ne ho venduto uno settimana scorsa che era nuovo a 52,5. L'oro, nuovo anche lui, 65, quindi 52,5 l'acciaio, 65, no? Dovrebbe costare di più, no? Quando si assesterà, l'oro rosa costerà, cioè il gap tra l'oro rosa, tra l'acciaio e l'oro rosa sarà maggiore di quello che è ad oggi, dove i prezzi sono ancora in incremento e si devono assestare. Quando si assesterà il prezzo, quindi io che devo comprare anche come tengo come riferimento il fatto che se tutti gli orologi prima aumenta l'acciaio, poi aumenta l'oro, poi aumenta questo, poi aumenta quello, allora magari sto attento e compro quell'oggetto che mi sembra
che il prezzo in quel momento sia furbo rispetto a quello dove vanno tutti gli altri, e da lì faccio il mio, come dire, il mio affare. È un po' come in borsa, quando vai a comprare quell'azione di quella che nessuno sta considerando in quel momento, ma che deve avere per forza un incremento, visto che tutte le altre case che hanno avuto e che fanno le stesse cose hanno incrementato, quella deve incrementare anche lui per forza. Ok? Sto cercando di darvi delle pietre di riferimento, delle indicazioni. Spero di essere abbastanza esaustivo e comprensivo. Non lo fossi, chiamatemi e mi dice: Spedo, pirla, non ho capito niente. Oppure: Spedo, lei come spiega le cose non si capisce nulla. Oppure: ho capito a metà e io sono qua a, come dire, completare l'opera nel caso ce ne fosse bisogno. Quindi finisco. Ci sono alcuni oggetti, no, che non sono quelli di grido, quelli a caldi, ma che possono essere. Quali sono? Seguite le nostre trasmissioni e se volete avere più indicazioni mi chiamate e io vi suggerisco. Non ho la sfera di cristallo, non sono il mago di Tobruk, però spesso ci azzecco, ok? E uso ci azzecco giusto perché io sono un timido, non sono uno smargiasso. Ok, andiamo avanti, su Calatrava credo sia in oro rosa, carica manuale, è un 38 questo, 51,96, ma scusa, non è l'altro l'annuale cos'era? Ah, ok, beh, sono tre cifre, vabbè, 51,96, carica manuale, rigorosamente, fondello chiuso, quindi il retro è chiuso, è un Ardione, non un Deployant, nuovo scatola garanzia, 16.500 euro. E qui si passa al 15.002, da non confondere al 15.202. Per chi è appassionato sa già di cosa stiamo parlando, per chi non lo è, questo è il Royal Oak di cui parlavo prima, come alternativa di design e di discorso elitario. In acciaio, questa versione è stata fatta prima con la referenza in quattro cifre che mi sfugge adesso, poi ve la dirò, ragazzi, perdo i colpi a memoria, non mi ricordo tutto, però prima di questo, che è il 15002, c'era un'altra referenza quattro cifre, poi mi verrà in mente e ve la dirò. Poi, quindi questo sarebbe il Mark II, no? Per quelli che sono il Mark I era il primo, questo è il secondo, prodotto solo per due o tre anni, in un numero ridottissimo, 180 pezzi, e subito dopo il 15202, fatto anche per un breve periodo in simultanea assieme a questo, dopodiché smesso questo, prodotto il 15202, il calibro è quello, e la particolarità, questo al fondo chiuso, il 15202 al fondo aperto, ma la cosa bella di questo orologio è che, signori, è nuovo, è un fondo di magazzino, NOS, è una cosa acquistata, messa via, era di un concessionario, suo personale, che aveva preso, ah ecco, la referenza era 5402, qui ho degli assistenti che mica dormono, no? Non c'è neanche bisogno di dire, senti, mi vai a vedere, ok, 5402 il prima serie, 15002 questo che è secondo serie, 15202 stiamo parlando di un orologio storico top, alternativa top come il Nautilus, è quello che vi dicevo prima, no? Sotto i 60 anni è il numero uno, per quelli sopra i 60 il numero uno è il Nautilus, in realtà sono i due numeri uno, il Nautilus e il Royal Oak, lo dice lo Spedo, ma non è che lo dico io ed è così perché lo dico io, lo dice il mercato, lo dicono le persone che si possono avvicinare a questi oggetti e che mi confermano. Quindi non è che mi invento le cose, ragazzi, io ho un'attività da 30 anni, non è che decido io le cose. Certo che se mi chiedete, ma a te qual è l'orologio? A me è sempre piaciuto questo, io adoro questo. E poi, certo, che sono già nella fase proiettata Nautilus,
anche se i 60 anni sono già passati, però insomma, io sono ancora su questo, under. Under. Quell'altro però di impatto, cos'ha di particolare il Nautilus? Perché questo mi è piaciuto sempre e subito, quell'altro non mi finiva. Poi per lavoro avevo un cliente a cui l'avevo dato, ho messo al posto per tenere il tempo e tutto, porca miseria, dopo una settimana veramente non riuscivo più a toglierlo. Ecco perché dico che molti orologi tu li vedi, li compri, perché ma non è detto che poi ti piacciono quando sono sul tuo polso, molte volte lo devi vedere al polso, l'orologio. Benissimo, allora questo ha una richiesta, un prezzo su richiesta, una richiesta su prezzo, no. Allora ha il prezzo su richiesta, questo se mi chiamate vi dirò il prezzo, non ve lo dico adesso perché come ho detto in una trasmissione, dipende da chi mi chiama, se sei simpatico, se sei antipatico. Il prezzo lo faccio ad hoc, no, sto scherzando ovviamente, però. Dai, però mi piace la cosa, no? Se sei uno che è 100, 50, ok, andiamo avanti, questo era 15.002, crono, 25.860 è blu, signori, questo è un altro che ha prezzo su richiesta, non ne ho altri. Gli usati di questo li ho venduti a 18, diciamo, ma questo è nuovo NOS, NOS, New Stock, vuol dire che è un orologio come quell'altro, che, ok? Quindi ho messo prezzo su richiesta, in realtà ve lo dico, a meno di 24.000 non lo vendo, già avuto offerte 22, uno si è spinto fino a 23, ma nessuno evidentemente ha voglia di spendere 24, secondo me sbagliando, perché? Ricordo che la qualità detta il prezzo. Ragazzi, molti di voi fate l'errore di guardare gli orologi in foto, ma quello là lo vende così. Ho ricevuto la mail di uno, allora, un orologio, non sto a dirvi che modello, se no, ma no, ve lo dico, un Air King. Allora, Air King nuovo, bollino verde al retro, nuovo, ok? Noi andiamo alla ricerca di questi oggetti e la gente che lo sa, quando li trova ce li porta, non chiedetemi perché, per come, ma come fa, ma è così, c'è, esiste e li abbiamo sempre avuti e anzi chi li ha è pregato di contattarci, che noi siamo sempre alla ricerca. Allora, Air King mi chiede il prezzo, fa senta, volevo sapere se c'era qualche cosina, perché io ho detto guardi, visto che lei arriva da fuori, le pago la benzina e cosa, ma io del prezzo non voglio. E finisce lì, perché no, vabbè, ci sta, è finito. Però passano un po' di giorni, evidentemente, e mi fa tutta una risposta articolata. Senta, io ho visto però che ci sono, visto che costa, come dire, secondo me molto di più rispetto agli altri che vengono proposti. Allora mi fermo e vado a vedere. Su Crono 24 c'è la possibilità di mettere i filtri, quindi tu metti orologio, anno, lasciamo perdere l'anno, ma metti il modello e metti nuovo o non nuovo, perché il mio è nuovo e gli altri, vediamo quanti nuovi ci sono. Allora, vado a vedere 126 orologi, uno nuovo e gli altri 125 tutti usati, e tutti a partire da 3.000 fino a un massimo di 3.839. Allora rispondo al signore, gli dico scusi, ma perché non fa quello, e gli dico cosa deve fare, il filtro e tutto. E poi se lei ritiene che non ci sia come dire, l'agremondo, oppure non ci sia differenza tra l'usato bello e uno nuovo, mi spiace per lei, io ritengo che sia così. Ok ragazzi, la qualità, non fermatevi al discorso di, saluto anche l'amico, no l'amico, il signore che è venuto anche lui da Brescia a vedere il caucciù d'oro rosa, che mi ha detto, ne ho visti diversi, ma insomma questo è effettivamente nuovo. La qualità, per avere la qualità ragazzi, lo paghi di più, no? Lo capisci, no? Andiamo avanti, 25, questo era il 25.60, ho detto il prezzo, andiamo sull'offshore, altro orologio nuovo, NOS, l'orologio è furbo, perché queste versioni adesso di offshore, gli ultimi, costano intorno ai 27, ci sono ancora in giro alcuni con i tasti tondi, ma, devo dire la verità, hanno i tasti ceramica, questi invece sono caucciù, ok?
oppure quelli con i tasti quadra, 26-27.000. Questo è nuovo della serie precedente, 16.500 euro. Ma nuovo! Poi vai a vedere gli usati, certo, li trovi a 13-14, ma usati, andiamo avanti. Questo è un Ulisse Nardin. Allora, guardate che Ulisse Nardin, molti magari di voi non la conoscono, ma è orologi, cioè l'astrolabio, il Copernico, tutti orologi complicatissimi, da 30, 40, 50, 80, ai tempi erano gli orologi più cari, perché 80 milioni di lire, cioè, comunque. Anche questo, dimensione, cos'è, un 40, sì, è il, dell'Elocle, che versione è questa? Allora, è il, porca miseria, mi sfugge, Ah sì, è il Marine, no perché c'è Breguet che fa Marine, ma anche Ulisse Nardin. Quindi Ulisse Nardin Marine, l'orologio è la versione 1846, una replica, ok? Completa di scatola e garanzia, 5.800 euro. Andiamo oltre. Il Pasha, 42, nuovo, completo, 4.500 euro, signori. Ma è nuovo e completo, scatola e garanzia. Il Cartierino, acciaio oro, un filo, a 2.200 euro, completo. Il Leonardo da Vinci, appena revisionato, quindi è vero che l'orologio è datato, ma revisionato, beh, revisionato appena 6 mesi, ma comunque si revisiona ogni 10 anni. Ricordo che è abbastanza complicato revisionare questo che è un crono perpetuale. Comunque, revisionato, nuovo, completo, scatola garanzia, 9.000 euro. Poi, il Flieger, avevamo la versione nera, Flieger Crono, questo è il Flieger dei date, vedete che c'è la finestrella del giorni, morale 3.200 euro, completo, nuovo, scatto garanzia. Mark 18, 40 il diametro, 3.500 euro, nuovo, completo. Tudor, calibro 58, nuovo, di abbastanza, non è facile reperirlo, 4.300 euro. GMT, nuovo, sempre Tudor, GMT Tudor, 4.300. E poi, Chrono Heritage, nuovo, completo, 3.200. Avete visto quanti Tudor? Però ne sono usciti altri, ma abbiamo preso solo quelli che hanno, come dire, qualcosa da dire. Chicche, le chicche, quelli richiesti. Ok, poi, Omega. Abbiamo l'Omega Moonwatch, nuovo, completo, con la scatola quella grande, con tutti, col monocolo, con i cinturini, tutto, ok? Scatolone pazzesco. Vabbè, è così, preferivo prima, ma chi se ne frega, lo preferivo io, magari voi lo preferite. Così, nuovo a 3.900 euro. E poi qui abbiamo il crono in oro, questo trattasi del Reduce che è diametro 38, è un automatico, completo e nuovo, NOS fondo di magazzino, 4.500, ah però, va bene, 4.500 euro, cioè 4.500 euro è quasi il prezzo dell'acciaio, va bene, guardate che non è che sto facendo un po' di i cinema che mi invento le cose. No, il prezzo dell'acciaio è 3,9, il prezzo dell'oro lo vediamo a 4,5, ma il prezzo di listino dell'acciaio non è 3,9, signore, no, è 4,4, 4,5. Guardate che la Watch and Clock è sempre molto attenta al prezzo, eh? Diceva quel signore là, ritornando alla qualità, e bisogna ammettere però che voi come Watch and Clock avete un po' i prezzi alti, eh? E io lo guardo
lo guardo. Beh, però devo dire anche che la qualità è molto rispetto alla. E allora, ma scusa, come sei? Quelli che stai prendendo, tu di un discorso prendi solo una parte e poi fai tutto, voli pindarici su una parte, ma dilla tutta. Sì, i prezzi sono, ma la qualità è eccessa. Allora ci sta, ragazzi. Va bene, 4.500. Poi abbiamo il. Questo è il duo Face. Avevo detto che non li toccavo gli orologi, però vabbè, dai, questo ve lo devo far vedere. Duo Face, gran taglia, nuovo completo con Deployant, 5.300. Poi abbiamo l'Eberhard Traversetolo, no, il Temerario, scusate, Temerario, scatola garanzia, nuovo a 2.500 euro. Questo Breitling Chronomat, che io non capisco perché rimanga qua, è allo stesso prezzo della versione al contrario, e cioè invece di avere i cavalieri, che sono quei quattro ai punti cardinali bianchi in acciaio e la ghiera d'oro, hanno i punti cardinali, cioè i cavalieri, in oro e la ghiera in acciaio. Ma è uguale? Secondo me cambia comunque. Prezzo? 2.500 euro e ha il bracciale acciaio oro a cartucciera, ragazzi, suo, non di quelli, perché alcuni il bracciale a cartucciera lo compravano e lo mettevano dopo e se ne fregavano di mettere il bracciale, ci mettevano il bracciale d'acciaio, perché questo era un bracciale che costava veramente tanto, invece questo è il suo, acciaio oro, 2.500, va bene, 1.400 invece l'altro, Chronomat. Procediamo su i due Chanel in ceramica, quello bianco e il nero, nuovo. Qua come? J12, ho capito 210, vedi, che sordito sono. J12, ragazzi, cioè, fate i bravi, non è che posso ricordarmi tutto di tutti, ci sono le cose quelle che ricordo a memoria, altre. Comunque. 3.500 euro uno per l'altro, nuovi completi. Eccolo qua, l'Air King, quello che vi dicevo prima, no? Godronato, referenza 14.000 m o 010, 14.010 m e comunque 4.500 euro. Precision, chiedere, andare a leggere perché Precision è una cosa che... ha un valore aggiunto, certo, non come potrebbe incrementare il valore se fosse un orologio tipo un 1680, un 55, però c'è il suo perché, è nuovo poi. Proseguiamo, diametro 35, come diametro 35 è questo Date, in oro ghiera in oro bianco, 15234, nuovo e completo, 115, scusate, ho detto 15, ma è l'ultima generazione, per cui per forza ha l'11 e non l'1 davanti, quindi 115, 234, 5.400 euro. Diametro 31, allora 31, questa è una misura boy, diciamo che sono le misure che le lady, alle quali le lady ormai sono abituate, perché non portano più lady. Anche se ricordo che ci sono persone che hanno polsi talmente piccoli che sono costrette a mettere i lady, perché se mettono su questo diventa. Però in linea di massima 31 il diametro, in acciaio, scatola e garanzia, 3.900 euro, vetro zaffiro. Cos'è l'anno di questo orologio qua? Te lo ricordi? Vabbè, 97-98, ricordo che di questi orologi, più che sapere l'età, è importante come siano stati portati e la qualità, ok? Ricordo che noi acquistiamo gli orologi dai privati, ma li mandiamo in laboratorio, quindi io quando presento un orologio so tutto dell'orologio, e cerchiamo di spendere anche qualcosa in più. Quando spendiamo meno perché tiriamo il collo al cliente che mi dà l'orologio che è un po' sghimbescio, poi spendiamo dei soldi per portarlo alla pari degli altri. Per cui tutti gli orologi noi che diamo sono
super controllati. E così, e fu così che primo orologio che vendiamo, ma non va. Ok, 3,9, procedi sul 31 in oro. Questo, signore, ma perché me lo lasciate qua? Ma adesso arriva Natale. Alla Lady, lo volete fare un regalo come si deve o no? Con concetto, molta resa, poca spesa. Andate a vedere cosa costa il 31. Questa è l'ultima generazione. Zaffiro, ore arabe applicate, quadrante guilloché a raggiera, bracciale presa a scomparsa. L'anno credo sia 2008-2009, quegli anni lì. Ma è nuovo. NOS. 12.500 euro. Quindi per Lady, che non deve chiedere mai, alla quale va regalato codesto oggetto. Okay. Day Just 36 di diametro, 16234, completo di scatto e garanzia, 4.200 euro, bracciale Jubilee, chiusura scatoletta. Il Day Just 2, signori, perché? Cioè, questo qui è un orologio veramente interessante. 8.000 euro, sono 8.500? Ragazzi, 8.500. Una volta costava 8.000, ora costa 8.500. Avant de morire, non vivant. Un attimo prima era vivo, un attimo dopo non c'è più. E questo è il prezzo. Prima era 8. Ma come? Ma scusi, ma settimana scorsa costa? E perché non l'hai preso? Gigetto, mi viene da dire. Vabbè, 8.500. Solo questo quadrante qua costa una cifra, 2.500. Ok? Rodio Brilli, Rodio Diamanti, bracciale Oyster, completo, 8.500 euro. E poi il 116-400, che è la referenza del Milgauss, e questo col quadrante nero in questo modo non è più prodotto. Ma la cosa interessante è che è nuovo, ha sulle pellicole di protezione. 6.200 euro per questo orologio NOS con pellicole. Ma sì, ce la facciamo, lo spedo, lo sai che ha delle boîte cachée. Ma quante ne so, anche le boîte cachée, vabbè, vai, andiamo avanti. Allora, 16.570, questo è quello da 5.000 con la cassa, con i fori, è un 2003 o 2002 adesso, però è rilevante, qualità eccessa. Procedi e vammi pure sul... Questo è, ma questo è forte, che mi è arrivata una mail che veramente certe volte... Allora, ok, The Just, ultima... Allora, The Just 2, quello lo riconoscete dal fatto che ho detto The Just? Vabbè, scusate, Explorer 2, lo riconoscete dalla lancetta arancione? Le mie castronerie sono famose, vabbè. Pellicoli di protezione, nuovo, la richiesta, ragazzi, 6.500, che è decisamente meno del listino. Guardate che anche questa roba qua è destinata a incrementare, soprattutto portandoci a vicino al periodo del Natale, insomma, bene o male, anche se le cose Natale o senza Natale vanno comunque, però insomma, sotto Natale un, così, un po' più di appeal c'è. E entriamo nel gota della... No, perché noi abbiamo tre linee, no? Tre ale. Partiamo con la prima, quella, la tribuna principale. Allora, il primo è il Sidwell a scritta rossa, nuovo completo con pellicole a 12.800. Poi abbiamo il Submariner ghiera verde, il 106-110, quindi anche il quadrante verde nuovo completo a 10.800. Poi abbiamo il 16-610 LV, condizioni spettacolari, con 11.800 euro. Poi abbiamo, signori, questo bellissimo Submarine acciaio oro, questo rientra in condizioni talmente belle che vi dico, questo rientra anche nel discorso investimento, 10.000 euro, scatola, garanzia, orologio, perfetto.
Poi abbiamo il Submariner ceramica, quindi l'ultimo 116 610, RR perché per forza deve esserlo, perché LN anche LN, va bene, ma quante va bene, comunque nuovo con le pellicole 8.500 euro. Ah, le recensioni, ma certo, ma è ovvio, ma no, ma no, non lo dico che lo faccio posto, sbaglio perché sono un rimbambito, cosa? Vabbè, ma ascoltate, ah, per l'audience, ma no, ma no, perché dopo a me piace che sennò, siccome ci sono gli haters, eccolo lo spedo, quel pirra, hai visto che ha detto la castroneria, io lo faccio, ecco lì mi piace, lì lo faccio per loro che gli voglio bene lo stesso, anche se gli haters, d'altronde, ma leggevo, ma guardavo su YouTube che c'era è bello vedere perché sono i vari personaggi nelle, e tu vedi li hai reso conto oppure i feedback delle persone che vanno a vedere, ma non c'è sempre quello che deve dire il negativo, non va mai a vedere il positivo, bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, guardano sempre il bicchiere mezzo vuoto, ma è possibile? Ma perché? Submariner 16610 virato, allora vediamo se riesco, allora vediamo qual è il virato, sono questo? Porca, col bollino verde al retro, vabbè, consumato, condizioni signori, questo è spettacolare, unico proprietario che saluto, signore, signor Livio, un abbraccio signor Livio, sono quelle persone che, non so, aveva aperto la scatola, aveva dentro tutto, il biglietto del tram di quando l'ha comprato, il biglietto, no, non era dentro, sì, oppure lo scontrino, tutto, ma del 91, vabbè, e questo è suo, cioè è diventato così di suo, 8.000 euro, poi 16.80, allora cassa spettacolare, bracciale di fornitura, ma cassa coeva e perfetta, 12.005, 55.13 del, allora il 16.80 era del 75, questo è invece del 72, vediamo se riesco, allora, allora vetro intanto, lo so, è così perché è il suo originale bombato, Tropic Dam 19, me l'hanno scritto perché è importante la definizione, Ghost perché vedete la ghiera che perde, questi sono i termini che dicono i vari forumisti, no? Quando il nero diventa grigio quasi, perché ha perso, li chiamano ghost, mi faceva ridere quell'altro che aveva il Daytona pirata, perché viravano i tre compassi, virano ma non tutti in simultanea, due avevano virato in un modo e l'altro invece non aveva virato, quindi pirata perché se tu lo vedi sembra, c'hanno delle fantasie sti chattisti, forumisti, che è micidiale, vabbè, però tanto di cappello perché insomma devo dire che molte volte vado a curiosare anch'io per delle informazioni che molte volte non so oppure non ricordo, per cui lì va bene. Richiesta di questo 13.900 euro. E qui signori, 10-16 fermo macchina, scatole garanzia, virato anche lui, tutto originale, tutto coevo. Questi sono gli orologi che quando sono completi così, voi andate all'asta e vedete, non sono messi insieme agli altri, sono tutti a parte, perché sono tutti gli orologi che in proiezione avranno sempre più valore, proprio perché sono completi di tutto, condizioni da 1 a 10 è un 8,5/9, quindi una qualità veramente eccezionale, 18.500 euro. Qui abbiamo il GMT ceramica, nuovo, completo, 8.500, a 8, ancora 8 lo vendiamo, e l'altro, ne abbiamo uno solo o due?
No, no, quell'altro da 8.000 mi è venuto l'altra volta, questo è quello da 8.500. 8.500, poi proseguiamo. Toto ha litigato, Toto ho vinto io. Allora, GMT nero azzurro, attenzione, ultimo a 12.500, i prossimi costeranno di più. Andate a vedere sempre su YouTube le trasmissioni a ritroso e quello che dicevo di questo orologio. Poi abbiamo GMT, acciaio oro rosa, nuovo completo, 15.300. Daytona oro rosa ceramica, nuovo completo, cioccole, ore arabe applicate, 26, non c'è il 5, no, 26.000, va bene, dai, 26.000. E poi Daytona 116, 520, nuovo con pellicole di protezione. Allora, Chroma Light, quindi ha la carta di credito, ha i numeri in RIO, ha le pellicole, ha tutto quello che cercano i collezionisti. 25.000. E non dico altro. Così vedete. 25.000 oggi. Oggi ho detto, poi arriverà il giorno che dirò prezzo su richiesta. E ultima presentazione di oggi, il Daytona Zenith 16520, è il 225 questo? Scala tachimetrica 225. Allora, vedete? Allora, la scala tachimetrica normalmente non ha il 225, è 400, parte da 400 ma non ha il 225, è il seconda serie, il prima serie, vedete, queste 5 sono importanti i dettagli perché inquadrano insieme a quello nero, se riesci, vedete che quello nero, e però sono stati fatti così per ben lungo tempo, sono 5 linee, vedete, Rolex, Oyster, Perpetua, 5 linee, l'altro invece ha 4 linee. Vedete, 4 linee più una, la scritta Cosmograph è staccata, lo chiamano floating questo, ok? Index, vedete le barrettine che indicano la differenza tra il Daytona Zenith e il Daytona Rolex, questo è il colpo d'occhio. Ma poi la scala tachimetrica, se la vedete, se riuscite a vederla, è 400 su quello nero ed è stata fatta così subito dopo. Questa è 400 ma non ha il 225 perché è stata fatta solo per un breve periodo. Il prima serie ha scala tachimetrica 200, quindi non 400 ma 200, e ha il floating, cioè 4 linee più una. Questo è ancora più raro, anche se è il secondo, la seconda serie, 4 più 1 ma la scala tachimetrica 225. Prezzo su richiesta, è completo di, no completo, ha il service della Rolex, per cui ha il service accompagnatorio, ma non ha la garanzia originale, perché sennò saremmo sulla luna con i prezzi. Questo era l'ultimo orologio di oggi, sono sempre a vostra disposizione se lo volete nei vari numeri o via mail, vi ricordo che lunedì, mercoledì e venerdì vanno in onda anche le repliche, per cui se state lì, se avete voglia di vedere, vedrete anche questa che è l'ultima, a ritroso la 48 e la 47 che gireranno e verranno alternate per farvi vedere tutto quello. Ovviamente qualche cosa ogni tanto vendiamo, per cui figli unici di madre vedova, chi prima arriva meglio alloggia. Alla prossima da Marco Spedo e dalla Watch & Clock. Buonasera.